questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiana. Neo Talk Show ha 3 ospiti fissi in studio. Tutti e 3 sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il 4º ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Neo Talk Show, dove si dibatteranno tanti temi di attualità quotidiana. Ciao, benvenuti a tutti, io sono il moderatore. Andiamo a passare la parola a tutti gli ospiti. Hi, I'm Jack. I came from Texas. Buonasera, sono la signora Pina. Mi è passata la faringite. Ciao, io sono Arturo, l'artellista. Hi. MJ. Sì, volevo ricordare a tutti i telespettatori che l'antennista compare solo in modalità audio, in quanto appunto non c'è il computer e però smanetta sull'antenna della nostra emittente e quindi partecipa via via al nostro talk show. Un saluto ad Arturo. Ciao, io sono Arturo, l'antennista. Ho il polpettone sui fornelli, ho pochi minuti per partecipare alla trasmissione. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Neo Talk Show. Questa puntata parleremo di muri. Per parlare con ragion veduta di muri servirebbe un ingegnere edile, un demografo, un climatologo, un economista, un militare. Ma noi non abbiamo niente di tutto questo, ci sono solo ospiti incompetenti in questa trasmissione. Noi non vogliamo creare allarmismo, quindi, con questa scusa, partiamo dall'assunto che il futuro dell'Italia è un presente immutabile, costante, dilatato nell'infinito, dove il popolo italiano potrà continuare a vivere di debito pubblico, così come ha sempre fatto dai primi anni del 1980 sino ad oggi. Iniziamo quindi la nostra trasmissione spacciando propaganda politica e disinformazione per riempire di merda il telespettatore. I muri sono propagandati dai sovranisti, che sono nazisti, fascisti, secessionisti, guerrafondai e anche un po' razzisti, mentre l'assenza di muri, l'inutilità dei passaporti nel mondo, il diritto all'immigrazione, l'accoglienza infinita, la lotta alle ricchezze legittimamente guadagnate in favore dell'esproprio proletario e perorare la morte degli Stati Uniti d'America, che è l'impero del male, sono le granitiche premesse della coalizione dei buoni, composta da anti-nazifascisti che lottano per la democrazia del paese e la pace. Diamo la parola alla signora Pina per sapere cosa ne pensa dei muri. I muri non servono, devono essere abbattuti, libero diritto di migrazione, obbligo dell'accoglienza, lotta alla ricchezza americana con l'esproprio proletario, chi non la pensa così, è un fascista neonazista razzista, che è più bello con la spranga nel cervello. Diamo la parola adesso a mio fratello Jack dal Texas per sapere cosa ne pensa dei muri. Military borders are smart stuff. The borders between the two Korea nations produce peace since 1950s. For 17 years, more or less. Mio fratello Jack dal Texas dice che il muro tra il Nord Corea e il Sud Corea ha portato 70 anni e oltre di pace,
Ma forse mio fratello Jack non sa che quando la cortina di ferro è caduta nel 1989, anche il confine tra le due Coree è stato rimosso. I muri sono destinati a frenare e cadere sempre. Diamo la parola al nostro amico alieno Ezezel per sentire cosa ne pensa dei muri. Ecco, anche il nostro amico alieno Ezezel è dell'opinione che i muri sono roba da neonazisti e fascisti, parecchio razzisti, e non servono a niente. Perché sono stati costruiti i muri delle nostre case? Non staremmo forse meglio in una casa senza muri? Non ci sarebbero mattoni, non si dovrebbe imbiancare, ci sarebbe una vita più sana e ruspante all'aperto. Le malattie sparirebbero, la vita sociale e umana ne gioverebbe, sia perché staremmo in pieno contatto con la natura, sia perché potremmo dormire sopra gli alberi, seguendo gli insegnamenti del Vangelo. Sentiamo cosa ne pensa la signora Pina. Mio marito ha imbiancato i muri della cucina appena una settimana fa. Ok, ringraziamo Arturo Antenna e il nostro sponsor e concludiamo la trasmissione. I muri sono inutili, prima o poi collassano. È meglio una difesa mobile. La prossima puntata parleremo di cosa è la destra e cosa è la sinistra. Ciao!